La neve dimezzata sulle Alpi, laghi e fiumi versano in forte sofferenza, quasi in secca come la scorsa estate. Scorsi d'acqua che hanno raggiunto uno stato di severità idrica media in tre delle sette autorità di distretto del fiume Po, dell'Appennino settentrionale e dell'Appennino centrale. È il quadro che Legambiente delinea, sottolineando quanto sia preoccupante la carenza di neve, con il 53% in meno sull'arco alpino, mentre il Po è già in secca con un deficit del 61%. Legambiente stila una lista di 8 azioni che devono essere intraprese per ridurre i prelievi e l'uso dell'acqua, favorire la ricarica controllata della falda, facendo in modo che le sempre minori e più concentrate precipitazioni rimangano più a lungo sul territorio, prevedere l'obbligo di recupero delle acque piovane. Servono interventi strutturali per rendere efficiente il funzionamento del ciclo idrico integrato e permettere le riduzioni delle perdite di rete. Implementare il riuso delle acque reflue depurate, occorre riconvertire il comparto agricolo verso colture meno idroesigenti, utilizzare i criteri minimi ambientali nel campo dell'edilizia per ridurre gli sprechi, favorire il riutilizzo dell'acqua nei cicli industriali, introdurre misure di incentivazione e defiscalizzazione in tema idrico. Il direttore generale di Legambiente Zampetti spiega che il 2023 è appena iniziato, ma sta mostrando segnali preoccupanti in termini di eventi climatici estremi a livello di siccità. Una siccità prolungata comporterà danni diretti derivanti dalla perdita di disponibilità di acqua per uso civile, agricolo e industriale, ma anche perdita di biodiversità, minori rese delle colture agrarie e degli allevamenti zootecnici, perdita d'equilibrio degli ecosistemi naturali. Per questo è fondamentale prevedere più risorse per il settore idrico, a partire da un migliore indirizzamento di quelle del PNRR.